Ciao a tutti. Commento alcune affermazioni che ho sentito alla trasmissione La Gabbia di un paio di settimane fa. La trasmissione parlava era incentrata sull'episodio del ragazzo che si è tolto la vita per la disperazione, per la sua condizione di vita, per la sua condizione di precario permanente, ecco. In quella trasmissione era ospite uno psichiatra, Paolo Crepet, che tra le varie cose ha affermato che il problema non è la disoccupazione. L'ha detto proprio con toni molto forti, che sono balle, insomma, a dire che la globalizzazione è la causa della nostra situazione. Ma che il problema sono le nuove classi dirigenti delle imprese, la nuova generazione che è debole, non è all'altezza, non è innovativa, non è competitiva. E raccontava del fatto che lui, parlando con imprenditori, specialmente veneti, dicesse, tutti questi imprenditori già 10-15 anni fa si lamentavano con lui del fatto che i loro figli, sì, avevano paura di lasciare le imprese in mano ai loro figli, non li ritenevano all'altezza del compito. Beh, allora, cosa posso dire io su questo? Certamente questa è la sua esperienza, non ho nessun motivo per mettere in dubbio che questa fosse la situazione, che ci fossero questi imprenditori un po' spaventate all'idea di dover lasciare l'impresa ai figli. Ma allora il primo commento che mi è venuto in mente è: beh, non li obbliga mica nessuno a lasciare l'impresa ai figli. Voglio dire, possono cercare anche qualcun altro e assicurarsi magari che il figlio sia assunto in questa impresa. Che i figli di papà ci siano poi è una cosa risaputa. Però da qui all'implicare che le migliaia di aziende che chiudono in Italia, chiudono perché sono rette da una nuova generazione che è incompetente, ecco, questa la trovo un po' troppo grossa. Pensate poi a tutti. Lui in pratica sosteneva che, almeno questo ho capito io, che la nuova generazione sia in qualche modo più debole e meno disposta al sacrificio. Poi però voi pensate a tutti i giovani che scappano all'estero, beh, questi sono sicuramente disposti al sacrificio. E poi i giovani di oggi, dicevo, vanno all'estero e quelli che restano sono davvero così disperati che sono disponibili a prendere qualsiasi lavoro, anche precario. Quindi questo secondo me non è assolutamente il problema. Il fatto di una nuova classe dirigente debole può anche essere vero, ma si tratta, voglio dire, di una percentuale irrisoria dei giovani di oggi. I figli di papà in percentuale penso siano molto pochi rispetto alla grande massa dei figli dei disperati. Ecco, questo volevo dirvi oggi. Vi saluto. Buona giornata a tutti. Ciao.